Sono una buona sinistra.
terra, ovviamente mi farebbe molto piacere che riuscisse ad essere notare l'anca e in riflessione plantare. Uno, due, tre, altro, quattro, cinque, sei, sette, otto. Good.
entrando fino. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, appoggiamo la gamba destra, lavoriamo con la sinistra. Allora, sollevo, autopostura 90 gradi, scendo, costeggio leggermente verso l'esterno per portare la nostra rotazione l'ampia, inspiro quando scendo, espiro, salgo. Vai, e su, 8, 7, 6, 5, 4, andiamo un pochino più veloci, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso piego esterno senza toccare la fitta, quindi dovrò portare molto il ginocchio verso di me. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggio i piedi sopra la fitta. Allora, la fitta vicina vicina ai glutei, i piedi sono appena sopra, mani dietro la nuca. Allora mi sollevo per, con le mani sostengo bene la nuca, mi sollevo per avvicinare la parte alta della diagonale alla parte più bassa e faccio questo. 1, 2, 3. Praticamente srotolo una gamba alla volta. Potete farlo anche piano se non siete sicure. 1, però sollevatevi bene, su bene, su bene. Sulla figura ragazzi voglio che togliete le scarpe, perché anche se le vostre scarpe sono pulite, dentro di là spesso entrano con le scarpe, purtroppo, anche magari per andare in estetica, e le scarpe vanno tolte, assolutamente. E devi mettere tanti scivoli. Ma è un lavoro inutile per le scarpe, tra l'altro. Poggio la nuca, continuo con le gambe.